Occorre che, come premessa, io ripeta l'avvertimento già dato in merito ai requisiti sui quali parlerò e alla linea di pensiero e di azione che dovrà essere seguita da coloro i quali sono in quella condizione da me definita la corte esterna. Ricorderete che io vi dissi che la posizione di un aspirante arrivato alla corte è molto diversa da quella dell'uomo, sia pur buon virtuoso e religioso, che non abbia ancora visto la meta innanzi a sé, che non si sia reso conto dell'imponenza del proprio compito. Desidero nuovamente ricordarvi che in tutto quanto vi dirò, nel tracciare i requisiti di coloro che sono giunti nella corte, terrò sempre presente il punto di vista dell'autoallenamento verso uno scopo definito, ed inoltre che nel riferirmi ai suddetti requisiti non intendo dire che essi debbano essere portati alla perfezione durante il tempo in cui l'aspirante rimane nella corte esterna del tempio. È sufficiente che egli cominci, per così dire, la formazione del suo carattere, che si renda conto il più chiaramente possibile dell'opera che egli deve compiere e che cerchi di diventare, con maggior o minor successo, ciò che egli aspira ad essere. Non occorre che la perfetta purificazione o il completo controllo dei pensieri o la compiuta formazione del carattere o l'intera trasmutazione dell'inferiore nel superiore, non occorre che tutte queste perfezioni siano raggiunte prima che egli possa arrivare alla soglia del tempio. Mentre dimora nella corte esterna, egli veramente è occupato a tracciare le fondamenta delle sue costruzioni, a divisare con attenzione e precisione le linee di quell'edificio che pensa di portare a compimento. Il lavoro vero e proprio, la costruzione sulle fondamenta, l'elevazione dei muri sempre più in alto, il collocamento dell'ultima pietra che è il coronamento finale di tutto il lavoro. Tutto ciò ha luogo più nel tempio che fuori di esso, quando cioè gli occhi sono stati aperti e non mentre sono ancora parzialmente accecati e l'aspirante si trova nella corte esterna. Ma ciò che vorrei che comprendiate, anzitutto, è che a questo punto il piano deve essere stato almeno tracciato e riconosciuto. Nel corso dei secoli potrà esserci elargito molto di più. Ma per il momento questo costituisce la meta che il candidato deve raggiungere. Per quanto grandi possano sembrare le aspirazioni, per quanto magnifico possa sembrare lo schizzo che dovrà poi essere perfezionato, essi debbano essere definitivamente stabiliti nella corte esterna, benché non perfezionati in tutti i dettagli. E per quanto modesta possa essere l'esecuzione del momento, questa nondimeno rappresenta le fondamenta sulle quali le gloriose gesta del futuro saranno basate. E questo io lo dico così esplicitamente, pur essendo una ripetizione, perché mi è stato espresso il dubbio che nel presentare una mira tanto vasta per la corte esterna, nel tracciare una veduta così ampia, alcuni dei miei ascoltatori possano essere sopraffatti da un senso di scoraggiamento, se non di disperazione. Dunque, è bene che tutti comprendano che in un primo tempo, quando viene tracciato l'esordio, si tratta soltanto di un esordio e che dopo aver passato la soglia vi sono ancora molte vite durante le quali portare a compimento questo esordio e che questo piano dell'architetto serve di base all'edificio finito. Ammettendo che su ciò si sia ora d'accordo, ritorniamo alla formazione del carattere, che è un lavoro distinto e positivo che il candidato nella corte esterna si propone di compiere. Abbiamo già visto che nelle vite passate egli deve essere stato virtuoso e religioso, cioè egli deve aver già realizzato che nulla di assolutamente vizioso deve dimorare in lui, che nulla di male deve rimanere in lui.
qualsiasi seme di vizio sia rimasto, deve essere immediatamente respinto. Se una qualsiasi tendenza verso il male esiste tuttora, questa deve essere completamente sradicata. Qui, in questa corte, non deve esservi perlomeno nessun compromesso col male. Qui, perlomeno, non deve esservi nessuna tergiversazione con ciò che non sia giusto, puro e buono. Mentre possono sussistere delle mancanze nel compimento di ciò che è giusto, non vi deve essere, nel modo più assoluto, nessun ulteriore compiacimento per ciò che è sbagliato, poiché l'aspirante ha già definitivamente voltato le spalle a tutto ciò che non è buono e puro. Tutta la parte più grossolana della natura sarà già stata eliminata. Tutto quanto concerne la parte più ordinaria della lotta interna sarà già stato ultimato. Nella corte del tempio nessuna pietra completamente rozza può essere portata per la costruzione dell'edificio. Il processo di sbozzatura deve essere stato iniziato molte vite addietro. Molto lavoro sul carattere deve essere stato compiuto prima che le pietre siano adatte alla costruzione del simile tempio, sia pure soltanto nella corte esterna. E questa prima sbozzatura del carattere si suppone sia già una cosa fatta da noi. Ora si tratta della costruzione delle vere virtù di tipo eccessivamente alto e nobile. Virtù che non sono soltanto quelle riconosciute necessarie nel mondo, ma piuttosto quelle che l'aspirante desidera acquistare per poter diventare uno di coloro che aiutano il mondo, uno dei salvatori del mondo, quelle caratteristiche che contribuiscono a formare i redentori del mondo, i pionieri dei frutti primaticci dell'umanità. Forse la prima cosa che ci colpisce in questa formazione del carattere da parte di chi si trova nella corte esterna è la sua natura ben ponderata. Non è una cosa da fare a sbalzi, da prendere e da lasciare, non è uno sforzo oggi in questa direzione e domani in un'altra, non è un correre alla ricerca di scopi, non è un aggirarsi cieco in cerca di meta. Tutto ciò deve essere ormai superato. Ora lo scopo è riconosciuto, la meta è nota. E la formazione è ponderata come da chissà che ha tutto il tempo e che nulla nella natura va perduto. Una formazione sagace, che comincia coi materiali a portata di mano, che comincia col carattere preso come si trova, tranquillamente scruta, come vedremo, tutta la sua forza e tutte le sue debolezze, e si mette al lavoro per migliorare l'una e portare rimedio alle altre. Una formazione prudente verso una meta definita, uno scalpellare nel materiale permanente di una statua di cui lo stampo è già stato colato. E così la prima cosa che si noterà in questi candidati nella corte esterna è la fermezza di proposito e la ponderatezza dell'azione. L'uomo sa che porterà con sé tutto ciò che compirà, che vita dopo vita ritroverà i tesori che ha accumulati. Sa che se una deficienza è colmata anche solo in parte, la parte colmata rimane e quel tanto di lavoro fatto si ritrova. Sa che se egli acquista un potere, questo è suo per sempre, parte dello spirito che non si staccherà più da lui, intessuto nelle fibre dell'individuo dal quale mai più si separerà. E costruisce con ponderato proposito, radicato nella conoscenza, riconoscendo la legge che sottostà ad ogni aspetto della natura.